La diffusione del contagio continua a preoccupare in Canton Ticino, dove sono 258 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Nelle strutture sanitarie sono state ricoverate 22 persone a causa del Covid-19, mentre 22 pazienti sono stati dimessi. In totale sono 332 gli ospedalizzati, 38 dei quali si trovano in terapia intensiva. Con i 9 decessi registrati oggi, il bilancio delle vittime della pandemia sale a quota 682. Il Canton Ticino ha bisogno di misure rapide e incisive da subito, il tempo è scaduto. Già durante questo Natale, tanti posti a tavola resteranno tristemente vuoti e di questo passo per le prossime festività del 2021 non avremo più nonni con cui festeggiare e scambiarci doni. E questo è l'appello dell'Ordine dei Medici rivolto al Consiglio di Stato. Oltre 80 specialisti, come riporta il Corriere del Ticino, si sono riuniti per chiedere alle autorità l'adozione immediata di nuovi provvedimenti. Noi medici abbiamo il dovere etico e morale di illustrare la situazione sanitaria e la politica ha l'obbligo di prendere scelte. Il tributo di vite umane giornaliere pagate a causa del virus non è più accettabile. Nel cantone italiano abbiamo avuto in media 55 morti ogni 7 giorni nell'ultimo mese, sottolineano i medici. Tutte queste vittime bussano con forza alla porta della coscienza delle nostre autorità, nella certezza che ogni giorno trascorso senza prendere le decisioni necessarie produrrà nuovi lutti nelle famiglie ticinesi.